Thank you.
via, passando di vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò il buoi e corse dietro a Elia dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: vai e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio. Né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra,
il sapello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare, sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel Vangelo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. A lui la preghiera. La forza della nostra fede nella tua parola, Signore. Tu che illumini il mondo con il Vangelo, rendici fedeli al tuo insegnamento. Hai ordinato ai tuoi apostoli di predicare il Vangelo a tutte le genti. Fa sorgere numerosi e santi evangelizzatori. Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto hai detto e fatto. Donaci di custodire diligentemente la tradizione apostolica. Hai voluto che il regno dei cieli fosse un lievito di salvezza per tutto il genere umano. Suscita in noi lo spirito missionario dei tuoi primi discepoli. Ci affidiamo a Dio Padre e affidiamo a Lui questi giorni di preparazione importanti per Chiara e Giulia e per tutti noi, e lo facciamo con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla O Dio, che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai mandato il tuo figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, suffica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove. Gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amo. Maria, regina della pace, prega per noi. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Per te.